Allora, di nuovo buongiorno a tutte e tutti. Oggi la nostra relatrice è Federica Turco, dottoressa di ricerca in scienze e progetto della comunicazione, si è dottorata qui all'Università di Torino e qui insegna anche semiotica del gender. È la responsabile della comunicazione e della ricerca del CIRSD, che è il Centro Interdipartimentale di Ricerca e Studi sulle Donne e di Genere della nostra università, ed è anche membro del CIRCE, che è invece il Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Comunicazione. La sua attività di ricerca riguarda specialmente la semiotica del gender. Per esempio, ha indagato in una prospettiva sociosemiotica il rapporto tra l'immagine femminile e la televisione, arrivando a proporre un proprio modello di analisi, chiaramente gender oriented, dell'audiovisivo. Ma le sue ricerche hanno toccato anche altri temi, per esempio studi sulle campagne di comunicazione sociale e territorio, strategie di comunicazione delle politiche degli enti territoriali, comunicazione di grandi eventi e semiotica dello spazio, media e opinione pubblica. Non mi dilungo oltre, ma vi segnalo che se volete approfondire c'è una bellissima presentazione della professoressa Turco con tanto di intervista sul portale Frida per la rubrica Prof fantastici e dove trovarli. Oggi la ringrazio molto per essere qui e ci presenterà un intervento che si intitola La parola al femminismo, una proposta di lettura mistica di una donna, scusate, di una donna di Sibilla Alerama. Grazie Federica, prego. Grazie a Jenny sia di questo invito a intervenire insomma in questo spazio grazie devo dire soprattutto perché quando Jenny mi ha insomma parlato del tema di questo ciclo di incontri a me è venuta immediatamente in mente Sibilla Aleramo e insomma, l'idea di lavorare su questo testo, ma in realtà non perché fosse una cosa che io avevo già nelle mie corde, avevo già insomma in qualche maniera abbozzato, su cui stavo in qualche modo diciamo ragionando, ma così semplicemente perché insomma era una cosa che avevo sempre trovato affascinante, su cui non avevo mai trovato il tempo, lo stimolo giusto per cimentarmi. E così insomma è arrivata questa proposta, io ho fatto questa connessione con questo testo e così mi sono dovuta mettere a lavorarci davvero. E insomma è sempre bello ed è sempre quando si, come dire, si abbandona un pochino la propria comfort zone, a favore di qualcosa che ancora non si è fatto e che è una mancanza di spazio, di tempo, di occasioni che invece di solito è foriero di percorsi interessanti e innovativi. Per cui, insomma, grazie anche per questo stimolo, perché mi ha concesso, insomma, l'opportunità, la scusa, l'opportunità appunto di entrare con questo tema che non avevo mai perlustrato prima, proprio perché appunto è un argomento in cui mi sto addentrando adesso per la prima volta, vi prego di considerare questa che faccio oggi come una proposta, come un'introduzione, come anche forse in qualche modo una provocazione, ma che deve insomma trovare ancora spazi ulteriori di approfondimento per trovare una forma realmente e chissà che nel prossimo futuro questo non avvenga. Allora, Cosa posso però a raccontarvi oggi è un percorso di lettura all'interno di questo testo estremamente interessante di Sibilla Aleramo che si intitola Una donna. È un testo molto interessante per diversi motivi che proverò a enumerare tra pochissimo. Perché diciamo mia autobiografia, visto che stiamo parlando di autobiografia, che nella mia, diciamo così, nel mio percorso autobiografico ha costituito una pietra miliare importante, una
milestone, come si sa dire, deve rivangare memorie molto. Del mio passato con il femminismo, quando ancora non sapevo che cosa fosse il femminismo e forse non sapevo nemmeno dell'esistenza stessa del femminismo. Ero una ragazzina tra i 14 e i 15 anni, credo, qualcosa del genere, e mi capitò tra le mani questo libretto. Che lessi tutto d'un fiato e che poi tornai a leggere in anni successivi, in momenti vari della mia vita, con un interesse mutevole proprio per il fatto che nel frattempo, appunto, avevo iniziato a occuparmi di genere in maniera più attiva. Come vino. E quindi in qualche maniera insomma lo si dà insomma diciamo così nella misura in cui appunto mi che tentavo di capire questo testo e tentavo di capire data dal punto di vista tra pochissimo. Per darvi delle indicazioni che insomma di massima intorno a questo personaggio, credo che Sibilla appunto è insomma lo pseudonimo insomma di questa insomma, di Marta Felicina Faccio, Alessandria 1876, Roma 1960. Vi do queste brevissime notazioni biografiche su Sibilla Alerano perché sono in effetti rilevanti nel momento in cui andiamo poi a leggere e ad analizzare, a occuparci del suo romanzo più famoso, più noto, che è appunto una donna. Sibilla, o meglio, per meglio dire, Rina, era figlia di un professore di scienze di una casalinga, aveva fratelli e sorelle minori, visse in luoghi molteplici durante la sua vita, perché passò l'infanzia prevalentemente a Milano, per poi trasferirsi in realtà a Civitanova Marche, in un paese delle Marche, quando suo padre fu lì assunto come manager di uno stabilimento industriale di quella zona. La sua adolescenza fu piuttosto infelice, questo insomma secondo quanto lei stessa ci racconta. Questo principalmente perché in realtà nel trasferimento da Milano alle Marche dovette abbandonare gli studi, che erano invece una cosa che a lei interessava molto, e quindi insomma in effetti lei fece soltanto le scuole medie e poi non poté proseguire tutta quanta, diciamo così, quindi la sua formazione, la sua educazione successiva sono da considerarsi completamente autodidatte. Un'adolescenza che fu estremamente segnata dalla presenza molto ingombrante di questo padre che lei adorava e che vedeva come una sorta di mito all'interno della sua vita e che considerava una persona compiuta e degna di rispetto proprio per il fatto di essere un uomo che da un lato aveva una grande cultura e dall'altro era in qualche maniera considerabile come una persona avventurosa, anche professionalmente parlando. Lui appunto aveva un lavoro sicuro, stabile come insegnante a Milano, ma tentò, diciamo così, la fortuna, producendo anche poi, diciamo così, un miglioramento, sebbene solo temporaneo, della situazione economica della sua famiglia attraverso questo trasferimento nelle Marche che sua moglie, insomma, la madre di Sibilla non voleva e non aveva
aveva desiderato, proprio perché era una persona invece un pochino più introversa, un pochettino meno avvezza, diciamo così, ai profondi cambiamenti, e che invece lui aveva cercato fortemente. Quindi, insomma, Sibilla, o meglio Rina, nella vita reale, aveva una grande adorazione per quest'uomo. E questo è rilevante perché in effetti gli uomini nella vita di Sibilla hanno sempre contato tantissimo. Quindi una grande adorazione per quest'uomo, e invece un disamore che poi nel corso del tempo si è trasformato in una serie di altri sentimenti nei confronti della madre, che invece lei vedeva come una persona debole e profondamente insignificante. Madre che poi, peraltro, insomma, segnò profondamente anche la vita di Sibilla nel momento in cui tentò il suicidio e poi più tardi fu ricoverata in un manicomio. La vita di Sibilla però ebbe un punto di svolta di Sibilla Rina, cioè la Sibilla della vita reale, ecco, ebbe un punto di svolta fondamentale quando nel febbraio del 1892, scusate, all'età di 15 anni fu violentata da un impiegato della fabbrica diretta da suo padre. Una violenza che ovviamente segnò profondamente la psicologia e l'animo di Rina, ma che produsse, diciamo così, l'effetto consueto per una donna, una giovane donna borghese di quel tempo, e cioè fu sostanzialmente organizzato una sorta di matrimonio riparatore l'anno successivo. Matrimonio profondamente infelice, da cui nacque poi più avanti anche un figlio, ma che lasciò, diciamo così, Sibilla Rina profondamente insoddisfatta per la gran parte della sua vita, quantomeno per tutta quanta quella parte della vita che lei portò avanti insieme al marito. Il matrimonio fu poi interrotto moltissimi anni dopo, quando un po' per necessità, diciamo così, di economiche, di aiuti, insomma, di sostentamento alla famiglia, anche un pochettino per ribellione, iniziò a scrivere Sibilla per una serie di riviste femminili e femministe, e da lì, insomma, si arrivò poi ad una situazione che però dolorosissima, perché il figlio Walter restò affidato al padre, così come peraltro era previsto, diciamo così, dalla legge del tempo. Vi sto raccontando così nel dettaglio, la rifaccio, perché in effetti questa storia è la storia che è realmente raccontata nel romanzo Una donna, che risale al 1906. Così come nella vita reale, anche nel romanzo si racconta la storia di una donna che ha vicissitudini molto, molto simili. Questo per dirvi che in effetti Una donna di Sibilla Aleramo è un'autobiografia sì, ma è un'autobiografia romanzata. Ci sono profonde connessioni con la vita reale di Rina Faccio, la storia è praticamente quasi identica, ma diciamo così, i personaggi sono poi caratterizzati in maniera non così puntuale, non così identica a quelli della vita reale di Rina, diciamo così, proprio come a sottolineare un pochino la necessità per Rina di introdurre, diciamo così, degli elementi di fiction, e quindi di creare una separazione anche de facto tra la propria vita e quella che invece stava raccontando all'interno del romanzo. Ad ogni modo, durante la vita Rina, dopo la separazione, si legò a moltissimi
uomini, primo fra tutti dopo, insomma, dopo che si era trasferita a Roma insomma, dalle Marche, quella con un poeta e scrittore che è stato anche per moltissimi anni suo editore, Giovanni Cena, il quale è anche responsabile dell'invenzione dello pseudonimo Sibilla Aleramo, tratto dalle poesie di Carducci, dove lui appunto parla delle terre d'Aleramo. E poi Sibilla, quando la relazione con Cena si comincia a sfaldare, si lega e si innamora di una serie di altre persone, tra cui anche una donna, Lina Poletti, che era un'intellettuale bibliotecaria della Ravennate, ma poi insomma ha avuto moltissimi amori, alcuni dei quali più platonici, altri invece molto fisici e molto travagliati, tra cui quello forse più famoso in assoluto, quello con Dino Campana. Da cui, insomma, della cui storia, dal cui amore è tratto anche il film girato da Michele Placido nel 2002, che appunto racconta la vita di Sibilla e Dino. Ma poi, insomma, tanto per darvi, insomma, a livello aneddotico qualche nome per farvi capire anche, insomma, diciamo così, l'esistenza ribelle un pochino turbolenta che ha condotto negli anni finali della sua vita, Sibilla Aleramo è stata anche legata, per esempio, a Vincenzo Cardarelli e Salvatore Quasimodo. Il contesto in cui Sibilla si muove è appunto quello dei primissimi anni del Novecento. Va detta una cosa. Insomma, diciamo così, anche da un punto di vista proprio di collocazione temporale. Sono questi gli anni, io non so, quando, insomma, se gli studenti e le studentesse che stanno partecipando hanno delle cognizioni approfondite sulla storia del femminismo, ma in genere il femminismo contempla, diciamo così, tre grandi ondate, adesso insomma sono diventate quattro, se consideriamo anche quella della nostra contemporaneità, e quindi diciamo così le forme più moderne di femminismo, che sono il femminismo vegano, il femminismo intersezionale, il femminismo postcoloniale, che però insomma sono diciamo così declinazioni contemporanee di quelli che ormai vengono declinati al plurale come femminismi e non più come femminismo come corpus unico, ma nacque come diciamo così movimento strutturato proprio negli anni dell'infanzia di Rina Faccio, perché la prima ondata del femminismo ha inizio nella seconda metà dell'Ottocento, prima in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, e poi, diciamo così, man mano si è diffuso anche agli altri paesi d'Europa, arrivando poi in Italia, con un briciolo di ritardo rispetto agli altri paesi europei, ma insomma in un momento appunto in cui Rina era alle prese con la sua adolescenza. Quindi diciamo così che il percorso di crescita dall'età dell'infanzia all'età adulta di Rina Faccio è calato proprio all'interno di questo preciso momento storico. Siamo nel pieno della rivoluzione industriale, le donne sono uscite dalla condizione che fino a quel momento è stata praticamente unica della loro esistenza, cioè quella di esistenza, cioè quella di casalinghe, e hanno iniziato a lavorare fuori casa. Il fatto di, diciamo così, iniziare ad avere una seppur minima e assolutamente non completa indipendenza economica, ha portato anche alla necessità di iniziare a rivendicare in qualche maniera alcuni diritti, come la gestione della proprietà privata, l'accesso all'educazione, alle libere professioni, al diritto di voto, che peraltro, è arrivato in moltissimi paesi molto più tardi. Voi sapete che, per esempio, in Italia, le donne possono votare, cioè esiste il suffragio universale maschile e femminile soltanto dal 1946, quindi stiamo parlando di moltissimi anni dopo.
la parità di salario, la parità di occupazione, la possibilità di accedere alle carriere tipicamente maschili. Questo che io ai miei studenti dico sempre, porto sempre come esempio proprio perché la trovo tra le più eclatanti, ecco, di, tra quelle che insomma come simbolo, come allegoria della diversità di trattamento che hanno subito per moltissimo tempo le donne, e cioè quella della professione di magistrato. Voi dovete sapere che in Italia le donne hanno potuto accedere ai concorsi pubblici per diventare magistrate soltanto a partire dal 1977, che è veramente una manciata di anni fa, e questo per il banalissimo motivo che fino al 1976 incluso nei concorsi per la magistratura uno dei prerequisiti, voi non, insomma, non so se avete un'idea chiara di come avvengono i concorsi pubblici, ma insomma poi nella futura vita professionale che farete probabilmente a qualcuno di voi capiterà di dover applicare per un concorso pubblico. Voi dovete insomma fleggare tutta quanto una serie di caselline in cui dichiarate di avere tutta una serie di prerequisiti che sono necessari per accedere a quella posizione. Per esempio, uno dei prerequisiti è il fatto di non aver in corso delle condanne penali. Quindi queste sono cose che vengono richieste nei concorsi pubblici. Fino al 1976 bisognava cliccare anche, cioè, allora si compilava a mano evidentemente, però segnare la casellina che diceva, insomma, che si dichiarava di essere maschio. Quindi diciamo così, l'essere nati maschi era un prerequisito indispensabile alla carriera in magistratura. Questo fino al 1976. Quindi voi capite che queste rivendicazioni che nacquero già verso la fine del 1800 e che si furono, diciamo così, la sostanza, il cuore pulsante delle rivendicazioni femminili e femministe di tutta quanta la prima metà del Novecento, si portarono avanti per un certo numero di anni anche per una questione di contingente, cioè questo tipo di necessità, questo tipo di bisogni tardavano ad essere colmati, non, le donne non riuscivano ad accedere a questo tipo di parità che andavano rivendicando. In quegli anni, diciamo così, la parola d'ordine dei movimenti femministi era proprio uguaglianza, uguaglianza nel senso che le donne cercavano, si muovevano per avere uguali diritti rispetto ai compagni uomini. Vi sto raccontando questa cosa, sto dicendo queste notazioni sulla storia del femminismo perché è proprio da questo tipo di contesto, da questo tipo di rivendicazioni che muove le sue prime, diciamo così, consapevolezze, Rina Faccio, consapevolezze che la porteranno poi appunto alla stesura di questo testo, Una donna, già nel 1906, perché è stato scritto appunto nei primissimi anni del Novecento. Una donna è appunto un romanzo autobiografico, cioè noi lo possiamo considerare, possiamo definire in questa maniera, perché possiede una serie di caratteristiche che facilmente, insomma, diciamo così, ce lo fanno afferire a questo tipo di genere letterario. È una fusione tra realtà e fiction. In effetti, come vi dicevo, insomma, vi stavo già accennando prima, sebbene il testo ricalchi pienamente la vita di Rina Faccio così come si è svolta nella realtà, i personaggi però sono parzialmente inventati, o meglio sono ricalcati dalla realtà, ma sono caratterizzati in maniera invece diciamo così
contestuale al romanzo stesso. La stessa protagonista del romanzo non si chiama Rina ma Lina, e Lina racconta appunto la sua vita a partire, diciamo così, dall'infanzia, dal trasferimento da Milano nelle Marche per motivi di lavoro del padre, e poi, diciamo così, la malattia, il tentato suicidio della madre, il manicomio e l'episodio che nel romanzo però non è un vero e proprio episodio di violenza, e questo è interessante perché probabilmente c'era anche un problema in qualche maniera di pubblicabilità del testo stesso, che aveva poi condotto Rina Faccio verso l'idea di non di modificare leggermente il cuore pulsante della sua vita, cioè l'episodio di violenza, che invece nel romanzo è, diciamo così, descritto diversamente, e anzi addirittura in alcuni passaggi descritto come un momento di grande amore e di grande passione. Quindi ci sono delle differenze proprio in quello che probabilmente è l'elemento più scatenante all'interno della vita reale di Rina Faccio. Per il resto, diciamo così, segue in maniera abbastanza simile la vita reale della sua autrice, anche perché appunto i personaggi sono consistenti e credibili e non, diciamo così, puramente narrativi. La narrazione dunque si svolge esattamente un come se. C'è questo doppio livello che continuamente ci fa pensare che stiamo passando dalle fasi che sono più propriamente fiction a delle fasi che sono invece più propriamente reali, e quindi in qualche maniera il romanzo si declina più come un memoir che come una vera e propria scrittura di sé. Laddove vogliamo individuare la scrittura di sé nell'ambito dei generi letterari come qualcosa di più privato, di più finalizzato, diciamo così, all'introspezione piuttosto che poi ad un esito come quello che è stato, cioè di pubblicazione vera e propria. Insomma, tutto questo per dire che una donna è un romanzo, è un'autobiografia, nel senso, insomma, proprio di narrazione della vita in termini, diciamo così, autobiografici, ma è anche un romanzo ed è una sovrapposizione tra questi due generi, sovrapposizione che peraltro è molto tipica di Sibilla Aleramo, perché è un genere che lei cavalca moltissime volte nella sua esistenza di scrittrice. Vedete qui citati i quattro suoi romanzi più autobiografici, più famosi, insomma, più rivoluzionari in qualche maniera, che sono appunto Una donna, ne parleremo ampiamente tra pochissimo, ma poi anche Il che è stato pubblicato nel 1932, ma scritto nel 1914, quindi è temporalmente precedente agli altri due, che racconta di questo momento di, vorrei dire, poliamore che ha vissuto proprio in quegli anni con Michele Cascella, Clemente Mebora e Giovanni Boire, insomma, appunto, con i quali ha intrattenuto una relazione praticamente
contemporaneamente. Poi il passaggio del 1919, in cui invece racconta la travagliatissima storia d'amore con Dino Campana, e poi ancora del 1927, Amo dunque sono, che racconta invece della sua relazione con Goffredo Parise. Questi sono soltanto alcuni degli scritti di Sibilla Aleramo, naturalmente ce ne sono molti altri, ma questi sono quelli che più propriamente possiamo, diciamo così, far rientrare in un, nel genere del romanzo autobiografico, con quelle caratteristiche di cui vi parlavo poco fa. Una donna, appunto, è stato pubblicato nel 1906, vi ho già accennato vagamente alla trama, ma di fatto la trama è quella della vita di Rinfaccio. La protagonista, appunto, è Lina, che viene da una famiglia di imprenditori. Sostanzialmente la sua famiglia si trasferisce da Torino alle Marche e diciamo così, inizia tutta quanto un periodo molto travagliato della vita di questa giovane che culmina poi in questo matrimonio che tutto sommato non era ciò che lei aveva sempre desiderato, ma che un matrimonio con un dipendente del padre, con un ragazzo che lavora nell'azienda di cui il padre che viene diretta dal padre, quindi effettivamente questo dato, questo dettaglio corrisponde alla vita reale di Rina Faccio. Come vi dicevo, non viene narrato effettivamente come una violenza, quantomeno non come uno stupro nel romanzo, sebbene ne venga, insomma, un pochettino ne vengano circoscritti dei confini un pochino dubbi, ma diciamo così, dopodiché questo matrimonio viene fatto, un matrimonio che sarà sostanzialmente infelice, in cui la maternità sarà, diciamo così, un unico spiraglio di luce nella vita di questa giovane donna, e che però comunque sarà profondamente insoddisfacente proprio per questo animo ribelle che caratterizza Lina, insomma, quindi il personaggio fittizio all'interno del romanzo, e che culminerà esattamente come nella vita reale, con l'abbandono del tetto familiare e quindi del figlio che rimane con il padre. Il carattere di Sibilla, Lina, insomma, in questa Rina, in questa sovrapposizione tra nomi e pseudonimi che alla fine diventano una cosa unica tra vita reale e autobiografia romanzata, il carattere di Sibilla è chiaro sin da piccola all'interno di questo romanzo, perché in più di un'occasione si stupisce di non poter parlare alla pari con gli uomini della sua vita. E quindi c'è un grande tumulto che si accompagna a questa consapevolezza, tumulto che lei in qualche maniera manifesta, tumulto interiore che lei manifesta a più riprese durante lo svolgimento del romanzo, e che poi la condurrà, insomma, a questo spirito battagliero con cui deciderà di lasciare il marito e il figlio nella fase finale del romanzo. Va detto però, questo lo accennavo già prima, ma vorrei dedicare un minuto di approfondimento a questa cosa, va detto però che pur vivendo con tumulto questo aspetto, gli uomini sono comunque come posso dire, un elemento centrale della vita di Lina e quindi di conseguenza di Sibilla. Nel senso che lei ha comunque, racconta e quindi insomma vive un profondo senso di dipendenza intellettuale proprio dagli uomini. Questo naturalmente un pochettino va insomma, ricondotto a motivi contingenti. Evidentemente in quegli anni i movimenti intellettuali principali erano condotti dagli uomini, le donne vivevano, diciamo così, relegate a delle condizioni di grande subalternità, e quindi sicuramente interfacciarsi con grandi donne intellettuali era meno facile, meno probabile, e quindi sicuramente questo c'è un aspetto che è contingente. Però
Il fatto è che questa sudditanza psicologica e intellettuale di Sibilla nei confronti degli esseri di genere maschile è profonda per tutto quanto il romanzo. Lei dipende fortemente da questo grande amore che prova per il padre, poi passa questa sudditanza nei confronti del marito, che non è una sudditanza intellettuale. Assolutamente, il marito è una persona molto semplice, assolutamente non all'altezza di Sibilla dal punto di vista culturale. Sibilla, come ho detto, ha autodidatta, ma ha studiato tantissimo. Il padre era un insegnante di scienze e le ha fornito tutto quanto il supporto, diciamo così, culturale possibile perché lei avesse comunque una formazione piena pur non andando a scuola. Quindi lei insomma ha questo rapporto di sudditanza nei confronti del marito che non dipende diciamo così dall'aspetto intellettuale ma che dipende proprio dall'aspetto culturale nel senso di modello culturale che lei decide a un certo punto di fare proprio a seguire questa sudditanza di tipo psicologico ed emotivo nei confronti del figlio, che lei inizialmente non vuole, lei non desidera diventare madre, ma una volta che diventa madre, finisce per essere completamente assorbita da questo rapporto con questo bambino che insomma, devia completamente il suo pensiero su ciò che sia giusto e ciò che sia sbagliato, e poi nel momento in cui riesce ad emanciparsi anche da questo, la sudditanza nei confronti del suo editore, il Cena della vita reale, che ha un alter ego anche narrativo all'interno del romanzo, tutti uomini questi che svolgono un ruolo fondamentale per il processo intellettuale, emotivo, cognitivo e quindi di scelta che lei vive e a cui si sottopone, configurandosi, e qui faccio una prima proposta propriamente semiotica di lettura del testo, che è questa, che è la seguente, è come se tutti questi uomini nella vita di Lina Sibilla si configurassero come dei destinanti, cioè come degli individui che si pongono come delle direzioni di scelta, come coloro che indirizzano il volere di Lina Sibilla, soggetto d'azione, e che in qualche maniera poi influenzano anche il percorso, ovviamente, di vita e di rinascita del soggetto, del personaggio principale. Alla fine del romanzo. Quindi questi uomini che sono però comunque profondamente presenti nel delineare, diciamo così, il dover essere della nostra protagonista, autrice e scrittrice. Quello che fa sostanzialmente dunque, Sibilla con questo romanzo autobiografico è prendere coscienza di sé, come ci hanno anche raccontato Conti e Morino in questo loro lavoro, ormai un pochino datato ma estremamente interessante, su Sibilla Aleramo. Loro ci dicono appunto che una donna è uno svelamento che avviene nella vita come conquista appunto di una nuova sé, di un nuovo percorso di sé. Nel romanzo una donna, Sibilla, costruisce questa immagine idealizzata, eroica, di una donna che ha il coraggio di sottrarsi all'immolazione materna per farsi protagonista sulla scena pubblica di un nuovo corso della storia. E questa è una cosa estremamente interessante in termini anche semiotici.
perché quello che fa il romanzo autobiografico è tentare di decostruire degli immaginari collettivi estremamente forti, estremamente coesi, estremamente saldi, che peraltro sono gli stessi immaginari che tuttora sono collegati intorno all'essere donna e all'essere madre, proprio perché appunto in quanto forme stereotipizzanti e stereotipiche, gli immaginari ci consentono di mantenere insieme dei sistemi di segni che siano coerenti e che siano, anche se dinamici, comunque fortemente simbolici. Quindi utili per la comprensione, utili per la comunicazione, proprio perché permettono la condivisione di una certa enciclopedia. Noi comunichiamo attraverso immaginari, comunichiamo attraverso modelli culturali, proprio perché questi modelli culturali ci consentono in qualche maniera la comprensione reciproca, ci consentono di, come dire, trovare delle chiavi di lettura comuni sulle cose del mondo e su ciò che noi, sull'esperienza, no, del singolo individuo, che ci rende appunto soggetti collettivi e non soltanto esseri umani, diciamo così, sparsi all'interno della società. Ecco perché il lavoro che sta dietro a questo romanzo autobiografico è proprio un lavoro di decostruzione, un lavoro in cui viene narrato il profondo percorso, anche straziante sotto certi punti di vista, di decostruzione di questo aspetto culturale fondante, diciamo così, le divisioni e le aspettative di genere, di cui ad un certo punto della sua vita Sibilla si rende conscia, cioè le appare quasi appunto come una visione. Su questo punto tornerò tra pochissimo, in maniera così prepotente da non poter essere lasciato in sospeso. Quindi quasi Sibilla a un certo punto si trova nella necessità di portare avanti questo progetto di decostruzione attraverso questo testo che appunto non può essere considerato solo un romanzo. Un romanzo lo è certamente un'autobiografia, ma a mio avviso una donna va considerato in maniera piena e completa principalmente un progetto politico, è un progetto politico che ha un obiettivo preciso e chiaro, e sebbene sia un romanzo autobiografico profondamente sentimentale, che parla tantissimo di amore e di innamoramento, in verità lo fa con un obiettivo preciso, e deve essere considerato appunto un manifesto femminista, perché fa questo, cioè delinea questo progetto politico, andando a toccare davvero le chiavi di lettura principali del femminismo che verrà. Cioè il motivo per cui va considerato, deve essere considerato in qualche maniera come un testo anche rivoluzionario, è che Sibilla non si ferma ad una lettura del femminismo della sua contemporaneità, a quella prima ondata del femminismo, così come ve l'ho raccontata poco fa, ma anzi supera questo tipo di femminismo, andando già ad indagare in maniera quasi, insomma, da precursore, ecco, la seconda ondata del femminismo, che sarà invece di molto successiva e che arriverà poi in realtà soltanto negli anni 60 e 70, quindi in realtà quando lei non ci sarà già, quando lei Rina Faccio non ci sarà già più, perché è un romanzo che già parla di subordinazione, di maternità, di disuguaglianza, di parità, che sono non tanto pertinenti la prima ondata del femminismo, ma piuttosto propri della seconda ondata del femminismo. Quella seconda ondata, che anche definita di femminismo radicale, era
più concentrata su cercare di capire come il perché della permanente subordinazione delle donne rispetto agli uomini, nonostante nel frattempo tutta una serie di, diciamo così, conquiste civili fossero arrivate. La seconda ondata del femminismo, come vi dicevo, si protrae a partire dagli anni 60 e 70 in Gran Bretagna e poi nel resto d'Europa, in un momento dunque in cui, se pensiamo anche soltanto al panorama italiano, nel frattempo la proprietà privata era stata, per le donne era stata istituita, nel frattempo il suffragio universale femminile era stato istituito, nel frattempo le donne avevano avuto occasione di iniziare a studiare e a fare dei percorsi più simili a quelli dei propri colleghi maschi. Quindi, insomma, in qualche maniera, non tutte, e dico non tutte perché molte conquiste civili ancora non le abbiamo ottenute oggi nel 2021, quindi non posso certo dire che fossero superate in quegli anni, però alcune conquiste c'erano state, cioè nonostante la subordinazione delle donne era sempre presente e durante questa seconda ondata del femminismo le donne cominceranno proprio a interrogarsi su questo, no? E su quali fossero i motivi di questa subordinazione e li andarono a rintracciare principalmente nella sessualità, nella maternità, cioè in quei temi che sono effettivamente il cuore pulsante di una donna, che però è un romanzo del 1906 e che quindi in qualche maniera ha una portata anche di straordinaria visione sul futuro e sulla consapevolezza di che cosa significasse essere donna e cosa significasse l'emancipazione in senso pieno. Una donna dunque è sicuramente un progetto politico, è sicuramente un manifesto femminista di grande lucidità e di grande visione futura. La domanda però è anche un romanzo mistico? E qui diciamo così, penso che ci sia, diciamo così, la questione più interessante che emerge dalla lettura di questo testo e che proverò adesso, insomma, a delineare nel miglior modo possibile. Allora, innanzitutto, insomma, facendo proprio un pochettino di compiti a casa, no? Tanto per capire di che cosa stiamo parlando, io mi sono interrogata sul senso di questa parola, no? Di che cos'è mistico, cioè che cos'è che noi dobbiamo andare a rintracciare all'interno di un testo per poterlo considerare mistico, quali caratteristiche un testo deve avere per essere mistico e quindi che cos'è mistico, cioè che cosa, che quali sono le caratteristiche, in primis di questa parola, cioè di che cosa parliamo quando parliamo di mistico, di misticismo. Allora, l'esercizio è molto banale, molto semplice, però io trovo che, soprattutto nella nostra prospettiva, semiotica, sia sempre fondamentale partire proprio dal senso delle parole che utilizziamo. E quindi ho fatto questo esercizio di lettura dei dizionari, no? Andando a mettere insieme un pochino quello che ho trovato a proposito di questo termine all'interno, diciamo così, dei principali vocabolari e dizionari della lingua italiana. E come vedete in questa slide, concentrati soprattutto su quello che io ho evidenziato in azzurro, è mistica l'esperienza di vita interiore che porta il soggetto ad una sorta di unione con una realtà superiore, diversa, assoluta, fuori dalle forme ordinarie di conoscenza e di esperienza. È mistico ciò che noi possiamo definire in qualche maniera un'allegoria, è mistico ciò che noi possiamo considerare quelle interpretazioni della realtà che trascendono i dati sensibili e li mettono in relazione con delle forze soprannaturali. È mistico ciò che consideriamo in qualche maniera spirituale e in qualche maniera ideale. Ecco, è interessante vedere come ciascuna di queste definizioni, che sono peraltro anche molto diverse tra di loro, perché hanno dei contesti di utilizzo diversi, che sono quello, diciamo così, più propriamente religioso, ma anche il contesto invece antropologico, ma anche il contesto allegorico e figurato. Quindi
spaziano attraverso letture diverse, insomma, di interpretative del termine e di questo concetto, eppure noi possiamo ampiamente trovare all'interno del testo di Sibilla, principalmente in due forme, cioè sia attraverso una declinazione di aspetti di tipo sostanziale e sia attraverso un aspetto in particolare che invece noi possiamo considerare di tipo formale. Allora, nei minuti che mi restano, proverò a dirvi proprio queste due cose, cioè quali sono questi aspetti sostanziali che ci consentono di definire una donna come un romanzo mistico e quali sono invece gli aspetti formali che favoriscono questo tipo di interpretazione. Allora, nella sostanza noi abbiamo tutta quanta una serie di temi che dipanano attraverso tutta una serie di isotopie all'interno del romanzo e che sono effettivamente la descrizione di una trasformazione che possiamo considerare ampiamente all'interno, diciamo così, del concetto di misticismo. Troviamo infatti all'interno del romanzo il tema della morte del corpo e della rinascita. Troviamo il tema dell'espiazione dei peccati, il tema del sacrificio, che è il grande tema finale che, insomma, rende chiara tutto quanto il percorso intellettuale, cognitivo ed emotivo, della protagonista. Troviamo anche il tema della follia, vissuta e percepita. E troviamo il tema dell'altrove, del luogo altro, del luogo trascendente quasi, no? In qualche maniera. Che, come voi capite, insomma, senza andare ad approfondire più di tanto, diciamo così, il concetto di misticismo nelle sue declinazioni più classiche, voi pensate per esempio alla vita di alcuni santi, voi pensate alle letture più religiose, no? Non soltanto cristiane, no? Del misticismo. Io penso che anche proprio facendo soltanto riferimento ai vostri immaginari collettivi sul misticismo, non farete assolutamente fatica a capire come questi temi siano assolutamente centrali in quelli che possiamo considerare, diciamo così, almeno stereotipicamente dei percorsi mistici. E questi temi ci sono tutti all'interno di una donna. Ci sono tutti e quasi si dipanano in maniera temporale. L'elemento del tempo è straordinariamente importante, ma questo devo dire è una cosa da studiosa di questioni di genere che ricorre tantissimo all'interno degli scritti che hanno un approccio, degli scritti, dei testi, delle esperienze, insomma, diciamo così, della testualità, della comunicazione in senso più ampio, non soltanto della letteratura, ecco, che in prospettiva di genere che ricorre sempre. La temporalità è un aspetto sempre molto molto importante, no? Questo rincorrere il tempo come chiave di lettura della vita degli individui. Per cui c'è questo aspetto della temporalità lungo la quale si dipanano, nell'ordine che sostanzialmente vi ho fatto vedere, i temi cari al misticismo. Per primo, appunto, il tentato suicidio della madre, che appunto si rifà a, cioè, insomma, è uno degli aspetti del grande tema della morte che noi troviamo presente dall'inizio del romanzo fino all'ultima pagina, sostanzialmente, in una miriade di piccoli esempi ed episodi, a volte appunto estremamente centrali, altre volte semplicemente accennati eppure presenti all'interno del romanzo. Il primo, dicevo, è il tentato suicidio della madre, questa madre che lei di fatto non ama.
per la quale però proprio il suicidio produrrà un certo cambiamento di atteggiamento, perché dal totale disamore delle prime pagine passiamo ad una pietà e poi ad una comprensione nel momento in cui, appunto, come ci racconta Sibilla, pagina 98, ci dice: mia madre dal pauroso asilo, cioè dal manicomio dove ormai è relegata, ma il pauroso asilo, attenzione, è anche la gabbia mentale entro cui lei stessa, la madre, si è rinchiusa nel momento in cui ha tentato il suicidio. Ecco, dal pauroso asilo mi incitava a cambiare, cioè lei si sta interrogando sulla sua vita, si sta interrogando sul suo percorso. Ero persuasa, ci dice, che se la sventurata avesse incontrato in gioventù un motivo d'azione fuori dalla cerchia familiare, ella non sarebbe stata annientata dalla sventura. Ed ecco che, appunto, qui, proprio in questo passaggio, troviamo la grande connessione tra il tema della morte, dell'abbandono del corpo, con il tema della follia, ma anche con il tema dell'altrove, no? E quindi c'è questa triangolazione straordinaria tra ciò che è folle, la madre è considerata, appunto, folle dalla società, è considerata folle da chi all'interno della società stabilisce quali sono le cose giuste e le cose sbagliate, da chi stabilisce l'ordine valoriale del sistema. E infatti vive la sua vita per lunghi anni in manicomio, non compresa. In realtà lei, la madre di Sibilla, come lei capirà soltanto molti anni dopo, soltanto molti anni più tardi, aveva una grande lucidità e capiva perfettamente di essere in una gabbia fisica e non mentale, la gabbia del matrimonio in cui si trovava, che aveva dovuto subire e da cui avrebbe voluto sicuramente liberarsi. E infatti Sibilla ad un certo punto se ne rende conto e ce lo dice: se mia madre avesse avuto qualcosa da fare fuori dalla cerchia familiare, quindi fosse riuscita ad andare altrove, non sarebbe stata annientata dalla sua sventura. Un altrove che Sibilla riesce invece a trovare, forse proprio grazie a questo tentativo di suicidio della madre. Quindi la morte si delinea come soluzione, come opportunità addirittura nella vita di Sibilla, perché sarà lo strumento attraverso cui lei capisce di dover andare alla ricerca di un altrove non convenzionale, e quindi poi, insomma, ecco che la follia non è più qualcosa di negativo, ma è qualcosa di positivo, perché è ciò che consente di pensare fuori dagli schemi, fuori dai modelli culturali, come li abbiamo chiamati prima, e che infatti la porterà poi a Milano e a Roma, dove troverà, diciamo così, le riviste per cui comincerà a scrivere e che poi, insomma, condurranno ad una salvezza in qualche maniera dello spirito di Sibilla. Quindi abbiamo, diciamo così, una prima rappresentazione della morte nel tentato suicidio della madre. Ma abbiamo anche, in più punti del romanzo, diciamo così, il tema della morte che ci viene raccontato come abbandono dell'infanzia a favore della vita adulta in più momenti e con più trasformazioni. Quindi, diciamo così, una morte del corpo, una trasformazione del corpo che conduce ad una rinascita. E che Sibilla guarda con lucidità sempre un pochino dall'esterno, no? Come se fossero fotografie del passato. In questo brano che vedete in questa slide, viene proprio fatto attraverso l'espediente della fotografia, su cui torneremo peraltro, quando, appunto, lei guardandosi dall'esterno si rivede giovinetta. Una giovinetta che però già in qualche maniera sta cercando di far morire la bambina Angelica con la bionda treccia e l'aspetto di donnina a favore di qualcosa di più rivoluzionario, di più credibile nel suo ruolo di lavoratrice all'interno, sebbene sia
caso soltanto la fabbrica del padre, però c'è proprio questo meccanismo di morte del corpo, nel senso di trasformazione del corpo, di abbandono di un corpo che non è funzionale al percorso che Sibilla si pone di fare all'interno della sua esistenza. Ma anche poi il tentato suicidio di Sibilla stessa, che, di Lina, della protagonista del romanzo autobiografico, che, come dice la stessa Lina a pagina 76, è un momento di catarsi completa, un momento di cambiamento definitivo, di rinascita, di ribellione nei confronti di schemi precostituiti che non la vedono più soddisfatta. Avevo dato, dice Sibilla, avevo dato l'addio alla vita semplicemente, fermamente, anche in un'ora di smarrimento, cioè semplicemente l'utilizzo di questa parola io trovo straordinario all'interno di questa descrizione perché ci dà la misura di quanto la morte faccia parte per Sibilla della vita normale, della quotidianità, che non sia un fatto eccezionale. Lei dice: l'ho fatto come obbedendo a un comando venuto da lungi più che alla necessità imperiosa dell'istante, è una costante nella vita di Sibilla. La mia esistenza doveva finire in quel punto. La donna che io ero stata fino a quella notte doveva morire. Così, semplicemente, appunto, come dice lei stessa, questo suicidio che evidentemente non va a buon fine, poi la sua vita prosegue, ma che è un punto di svolta fondamentale, perché è il momento in cui muore la vecchia Sibilla e nasce quella nuova, con tutto quanto poi insomma, il seguito di azioni che verrà. Infine, sempre sul tema della morte, la morte dell'amico medico. Noi, Sibilla ha in questo romanzo un amico con cui appunto si intrattiene a dialogare. È un medico ed è questa una cosa estremamente interessante. Insomma, in realtà il fatto che diventino amici dipende anche dal fatto che lui è un medico, perché comunque, diciamo così, è più elevato intellettualmente, culturalmente rispetto al marito di Sibilla, che invece è una persona estremamente semplice, che non ha studiato, che non sa parlare, che non riesce a mantenere un contraddittorio vero e proprio con Sibilla. Il medico invece riesce a farlo ed è per questo che tra loro nasce questa relazione totalmente platonica, perché non succede mai assolutamente nulla di sentimentale tra di loro e che però è estremamente coinvolgente. Ma Sibilla si rende conto che è coinvolgente proprio nel momento in cui lui muore, perché la morte del medico può essere considerata a tutti gli effetti come il momento della resurrezione. Ce lo dice Sibilla stessa quando subito dopo appunto la morte dell'amico scrive: non cominciava ora la giovinezza? Mi sembra di non poter raccontare quei primi mesi di vita romana che avvengono appunto subito dopo la morte del medico, così come non ho potuto raccontare la mia infanzia. Cioè lei in qualche maniera sente che lì sta ricominciando, sente che da quel momento in poi è avvenuta una vera e propria resurrezione. Quindi la morte del corpo, la trasformazione del corpo, la morte del corpo e poi la resurrezione in una nuova forma emotiva, cognitiva ed intellettuale che la porterà alle scelte successive. Questo era il primo grande macrotema, quello della morte e della rinascita. Il secondo grande macrotema è l'espiazione dei peccati, espiazione che è necessaria nella vita di Sibilla, come nella vita, diciamo così, di coloro che noi consideriamo nel nostro immaginario collettivo propriamente dei mistici, necessaria per rivelarsi di ciò che è terreno e quindi, in quanto terreno, valorizzato negativamente. Sibilla la mette in atto, questa espiazione dei peccati, liberandosi della vita sociale e attuando una forma definitiva di reclusione. Dopo il suicidio, sceglie
Allora, costretta per una serie di motivi dal marito, che adesso non sto a dettagliare perché sarebbe molto lungo e non ce n'è né il tempo e andremo un pochino fuori tema, ma diventa poi una scelta personale convinta, da parte di Sibilla stessa, che in quella sua reclusione, trovava in qualche maniera un certo conforto, un certo benessere. E infatti lei ci scrive: venivo chiusa a chiave, ma quella reclusione non mi offendeva. Provavo una specie di voluttà in quell'annientamento d'ogni mio senso ribelle, in quella schiavitù da orientale. Era in fondo ancora il riposo, la riparazione delle forze. Pensavo al mio carceriere, cioè il marito, con una pietà sempre più larga, con una rassegnazione quasi serena, perché lei deve passare per poter assurgere a questa vita nuova attraverso il perdono. E quindi l'espiazione dei peccati propri e altrui, che lei appunto filtra attraverso il proprio corpo in questo periodo di isolamento, facendosene carico provando in qualche modo a trasformarli in una forza, in una voluttà, come lei dice, no? Che quindi ha insomma, un grande valore positivo nella vita della donna. Sacrificio. Il libro si chiude proprio con questo grandissimo tema, straordinario tema del sacrificio, e Sibilla connette con il tema della maternità. La maternità è il grande femminismo ed è il grande tema del femminismo anche perché è l'unico aspetto biologicamente rilevante nei costrutti di genere. Se voi, insomma, se io dovessi darvi una definizione di genere, probabilmente quello che vi direi è che il genere è un costrutto culturale, un sistema di aspettative propriamente culturali, che provengono da un dato biologico, ovvero noi nasciamo maschi o femmine e in quanto tali, per questo che è un dato puramente biologico, la società costruisce intorno a noi una serie di aspettative. È appropriato che da grandi, in quanto maschi, amiamo fare, dire, pensare, agire in un determinato modo, in quanto femmine in un altro. Questo è il costrutto di genere, questo è il sistema delle aspettative di genere. Ecco, la maternità è quanto di più stridente possa esistere all'interno di questo, diciamo così, di questa consapevolezza, perché per quanto ci si sforzi di considerarla una questione culturale, e io credo che lo sia, credo fortemente che lo sia, per quanto ci si sforzi, in realtà dipende da un dato puramente biologico. Le donne fanno i figli perché le donne hanno l'utero, non è, una scelta insomma, diciamo così, di tipo culturale, ma è una necessità di tipo biologico. Ovviamente le donne possono scegliere di non volere figli, assolutamente legittimo questo, ma, come dire, nel momento in cui si vogliono dei figli, necessariamente la riproduzione deve passare attraverso un corpo femminile. Quindi è un dato estremamente biologico, estremamente legato al corpo e non legato alla cultura. E questo, ecco perché il sacrificio è il grande tema, scusate, la maternità è il grande tema del femminismo da quando il femminismo esiste, e Sibilla si interroga proprio su questo. Nelle battute finali del libro, lei ci dice: perché nella maternità adoriamo il sacrificio? Donde è scesa a noi questa inumana idea dell'immolazione materna? Di madre in figlia da secoli si tramanda il servaggio, è una mostruosa catena, cioè lei considera la maternità come una schiavitù. Ama moltissimo suo figlio, è profondamente legata a suo figlio, ma si rende conto che la sua trasformazione definitiva, la sua rinascita definitiva, il suo capovolgimento definitivo verso la nuova vita che la aspetta può avvenire soltanto attraverso la separazione dal figlio, ed è il motivo per cui lo abbandona sostanzialmente con un grandissimo travaglio interiore, ma
sostanzialmente definendone la necessità. Necessità proprio perché riconosce che non può esserci salvezza eterna per il genere femminile fino a quando non ci sarà la separazione da un concetto di donna come di corpo utero, no? Cioè di donna come contenitore, strumento di passaggio verso la condizione di madre. Un corpo, quello delle donne, che diventa significante soltanto in funzione del ruolo di madre e su cui quindi qualunque variabile si ponga come elemento di disturbo deve essere in qualche maniera estirpata, no? La maternità è nell'immaginario collettivo dell'epoca di Sibilla, ma lasciatemi dire, non è che oggi non si possa fare un discorso molto simile, ma certamente all'inizio del Novecento lo è. Nella contemporaneità di Sibilla la maternità è una catena, è quel fine ultimo dell'esistenza femminile che la trasforma sostanzialmente da essere umano a oggetto, a utero, a corpo utero, a strumento di passaggio. E dunque si deve compiere il sacrificio finale, la perdita di questo corpo utero, la morte nella sua esplicazione più straordinaria, perché è la morte della maternità, l'allontanamento del figlio, perché il cammino, perché il quadro di trasformazione mistica si possa compiere fino all'ultimo passaggio. Così questo quadro, attraverso la morte, l'abbandono della contemporaneità, l'espiazione, il sacrificio, dà origine ad un complesso quadro valoriale che si può sintetizzare come vedete qui. L'ambiente di famiglia, il qui, sta alla follia, che sta alla natura, che sta alla prigionia, come l'ambiente extrafamiliare, l'altrove, quell'altrove che lei trova appunto a Roma e a Milano, fuori dalle mura domestiche, fuori dalle Marche, fuori dal piccolo paese e all'interno della grande metropoli, che è appunto un ambito proprio per dimensioni di grande perdizioni, l'ambiente familiare, dicevo, sta alla saggezza, extrafamiliare, sta alla saggezza, che sta alla cultura, che sta alla libertà, come vedete in questa polarità perfettamente simmetrica di valori che si delineano dalla prima all'ultima pagina del romanzo in maniera estremamente coerente ed estremamente trasformativa, potente, ecco, potente da un punto di vista proprio della trasformazione del soggetto, dell'identità del soggetto. Ultimi 2 minuti per dirvi veramente l'ultima cosa. Vi avevo anticipato che le questioni che mi fanno propendere per considerare una donna una lettura mistica erano di natura sostanziale ma anche formale. E l'elemento formale attraverso cui a mio avviso si declina questo misticismo all'interno del testo è l'espediente, lo strumento della visione. Perché sebbene questo non sia un romanzo visivo in senso stretto, non è un romanzo neanche particolarmente desivo, anzi, è un romanzo molto introspettivo, molto intimo, sentimentale, muove le sue ragioni a partire da un percorso di riconoscimento dei sentimenti. Abbiamo parlato delle varie fasi dell'amore che Sibilla vive nella sua vita. È un romanzo di grandi sentimenti, ma i passaggi cruciali della vita di Sibilla sono accompagnati da fortissime raffigurazioni visive, che non compaiono in altri punti della narrazione. C'è la descrizione di una scena, la descrizione di una fotografia, la descrizione di un'immagine, la descrizione di uno scorcio, sempre nei punti in cui troviamo in qualche modo il trascendente che entra a far parte prepotente della vita della protagonista. Ogni volta c'è questo impatto visivo fortissimo, questa descrizione visiva fortissima, che non può non essere notata. Quindi, come posso dire, è talmente un romanzo di sentimenti che l'uso quasi fotografico della parola assume una forma è una forza inaspettata nei punti di svolta, perché diventano questi momenti fotografici, questi momenti di visione,
il vero e proprio punctum, per usare una definizione bartesiana, della storia di Rina barra Sibilla barra Lina, che noi troviamo in questo romanzo autobiografico. La visione diventa dunque un valore che lei riconosce, che Sibilla stessa riconosce in più passaggi del testo, a partire da quando insomma, si rende conscia del fatto che i momenti di svolta della sua vita sono sempre accompagnati da impressioni visive. Al momento finale, fortissimo, quando appunto durante la notte decide di abbandonare il figlio e di andare via, di separarsi dal marito, attraverso una visione di nuovo. Per giorni maturai nello spirito, scusate, ci sono alcuni refusi qua e là nel testo, me ne sto rendendo conto adesso, li sistemerò. Per giorni maturai nello spirito ciò che in quella notte avevo veduto, di nuovo una visione che diventa quindi il valore centrale del testo e diventa lo strumento attraverso cui questo misticismo prende forma all'interno del romanzo. Concludo con una proposta dunque di lettura di questo romanzo, con una proposta anche, diciamo così, di riassunto, no? Di definizione di questo romanzo autobiografico. Nel 1963, quindi diversi anni dopo, moltissimi anni dopo, Betty Friedan, che è una delle grandi scrittrici e pensatrici del femminismo, della seconda ondata, scrive un libro che si intitola La mistica della femminilità. In questo libro Friedan cerca di dare una spiegazione al problema inespresso, come lei lo chiama, che rende infelici, depresse, predisposte all'abuso di alcol e psicofarmaci le donne americane degli anni 60. Perché appunto le donne americane degli anni 60 erano molto predisposte all'abuso di queste sostanze. Secondo Betty Friedan, il problema cioè il motivo per cui le donne americane degli anni 60 abusano di queste sostanze è dovuto a una sorta di grande bolla, un grande inganno che prende il nome, Betty la chiama così, di mistica della femminilità. Cioè un sistema, un modello culturale, quello che noi abbiamo chiamato modello culturale, che abbiamo chiamato immaginario collettivo, un sistema a causa del quale milioni di americane hanno rinunciato ai propri sogni di realizzazione professionale per dedicarsi esclusivamente alla maternità e alla vita casalinga. Cioè questa mistica della femminilità è per Betty Friedan questo, cioè questa sospensione di qualunque altra, diciamo così, identità femminile a favore di un'adesione totale, mistica appunto, in quanto totalmente incondizionata alla femminilità, descritta come questo, come la ricerca della maternità ad ogni costo. Facendo eco dunque a questa definizione e utilizzando in qualche modo per assonanza questa perifrasi, mi domando, vi domando e vi lascio insomma con questa considerazione finale, con questa domanda finale su Sibilla Aleramo, e cioè una donna, possiamo considerarlo in qualche maniera il romanzo della mistica, ma non della femminilità, bensì del femminismo? E insomma, con questa domanda che appunto, come dicevo, è una domanda aperta a cui non intendo neanche dare una risposta perché è quasi la conclusione, diciamo così, del percorso che ho tentato di fare all'interno di questo romanzo. Io vi ringrazio moltissimo. Spero che abbiate potuto seguire in maniera abbastanza continua, il mio racconto.